E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e dopo tanto tempo siamo ritornati a fare video su YouTube, ragazzi. Che siamo al sedicesimo episodio, se non sbaglio, di Pokémon Nero e andiamo avanti, ragazzuoli. Eccoci qua, ragazzi. Allora, ho cambiato un po' le robe qui. Cambiamo un po'. Allora, eravamo rimasti che avevamo battuto il capo palestra, giusto? Mi sa di sì, ragazzi, mi sa di sì. Quindi, allora, andiamo un attimo avanti. Intanto andiamo a curarci i nostri bellissimi Pokémon. E, ovviamente, vediamo un po' cosa bisogna fare adesso. Perché, assolutamente, io non mi ricordo nulla, ma scopriremo tutto insieme. Allora, autunno, inverno, primavera, estate, tutto e di più. Estate no, perché estate è brutta. Non è vero, però. Però, ok. Allora, forse devo andare di qua, vediamo un po'. Percorso 7. Ho sbagliato. Ok. Questi li avevamo già affrontati, se ricordo. Che forse dobbiamo andare di qua, ragazzi. Vediamo un po'. Vabbè, è uguale, non fa niente, non fa niente. Ok. Montivite, ok. Ok, stiamo andando avanti, ragazzi. Comor, Ricky. Sia che tu e io abbiamo medaglia Jet. Allora, vediamo chi è più forte. Attenzione! Lotta contro il Comor nazionale. Incredible, incredible. Poi dimmi se vi piace quello che ho cambiato la schermata, la webcam. E ovviamente anche il sotto c'è dei Pokémon tipo Pignite, Swadrun, lo sfondo e tutto, ragazzi. Oh, ci mette Unfezant. Noi abbiamo Joltik come primo, quindi ottima mossa, diciamo. Io direi di fare proprio Elettrotela. Lui ci usa Provocazione. Che secondo me non ci fa proprio nulla. Quindi perfetto, ragazzi. Ok. La velocità di Unfezant diminuisce. Quindi noi attaccheremo per primi. Sì! Incredibile. Ok, ancora la velocità diminuisce. Lui usa Trespolo, quindi sicura. Quindi ora potremo utilizzare, ragazzi, Energisfera. Proviamo, proviamo. Vai con Energisfera, magari fa più danno. Non lo so, vedremo, scopriremo. Forse potrebbe far più danno. Ok, no, uguale, uguale. Lui ci usa sempre Trespolo. Ragazzi, comunque, che mi raccontate? Come state? Come state? Avete visto Torre Cielo? Ho visto che il video Torre Cielo è veramente andato tantissimo, ragazzi. È veramente andato tanto. Che è arrivato tipo a 500 visual. Sinceramente, non me l'aspettavo nemmeno io. Però va bene così, va bene così. Lui ci riusa Trespolo. Incredibile, questa battaglia non finisce più, ragazzuoli. Ok. Stavolta non ho usato Trespolo e quindi ho usato Provocazione. Noi usiamo Energisfera e lo uccidiamo finalmente. Dopo 3-4 minuti. Ok. Livello 33 per Maresh. Che ora ci mette Simisear. Che Simisear dovrebbe essere tipo fuoco, giusto? Quindi mettiamo Frog. Comunque, ragazzi, nei commenti ditemi se dopo Pokémon Nero cosa volete vedere? Pokémon X, Pokémon Platino, Inazuma Eleven, magari anche cambiando non fare sempre Pokémon o decidete voi ragazzi, e per me è uguale, farò sempre il sondaggio su YouTube, mi raccomando. Allora Dewott ci mette Dewott. Io metterei Leran, ragazzi, perché Joltik forse è più lento, quindi subisce un po'. Mettiamo Leran, che gli facciamo bel foglie lama. Lui ci usa Hydro Pulsar, attenzione. E ci toglie un Pazz, pure confuso, ragazzi, pure confuso, non va bene. Eccola là. Va bene. Riusiamo Leran. Cioè nel senso foglie lama. Sperando che non si attacca da solo un'altra volta. Ok, perfetto. Ok, gli abbiamo tolto un bel po'.
Però lui c'è bacca arancia, bacca cedro. Ah no, ciao, anzi, merda. Usiamo una bella iper pozione all'Eran, ragazzi. Va bene così, va bene così. Idropulsar lui ci usa. Ancora idropulsar. Lui usa avanzi, ovviamente. Ok. Facciamo foglie lama. Proviamo a distruggerlo. Ok, non sono più confuso, ragazzi. Si gode. Oh, brutto colpo. Attenzione, grande Leran. Ok, Leopard, ragazzi. Leopard. Come cazzo lo uccido, Leopard? Ah, sberletese, è vero. Il lotta dovrebbe essere super efficace al buio, vero ragazzi? Se ricordo. Ma tanto Leopard è normale, giusto? Vabbè, sì, bruciapelo. Dovrebbe essere normale buio Leopard. Ma quanto cazzo mi ha tolto bruciapelo, ragazzi? Ma quanto veramente mi ha tolto? Un diaguzzi, va bene. Vediamo un attimo se sberlatese super efficace. Leopard è normale o buio? Lo sapete, non mi ricordo, ragazzi. Ho qualcosa in testa che non mi ricordo. Va bene. Va bene, va bene. Non fa niente, non fa niente. Dai. Attacca Lite. Va bene. Ci fa incazzare. E noi con sberletese uccidiamo Leopard. È andato. Ok. Dracula livello 35, signori. Va benissimo così. Va benissimo così. Bene ragazzi, una bella sfida, sono contento di vedere che entrambi siete migliorati molto come allenatori. Chi è? Bella? No, è Nardo! Attenzione! Chi si vede? Sei Nardo il campione, giusto? Ho perso la sfida perché sono troppo debole, quindi due complimenti a dire la verità, mi sembrano fuori luogo. Non prende arte ragazzo, secondo me dovresti rilassarti ed essere contento, te lo chiedo ancora, che cosa vuoi fare una volta che sarai divenuto forte? Se diventassi forte, se diventassi campione, potrei dare un senso alla mia vita e proverei che sto davvero vivendo. Mi ricordi Marzio. Avere un modello da emulare è senza dubbio importante, ma ancora più essenziale è sapere che cosa fare con la forza ottenuta. Non credi? Ad ogni modo, prendi questa. Comunque, raga, certe volte Pokémon dà delle frasi incredibili. Oh, Surf, attenzione. Con la mossa Surf è possibile avanzare sull'acqua. Allora, i miei giovani allenatori, non dimenticare di considerare anche cosa disegna i vostri Pokémon. Ok, ragazzi, abbiamo Surf. Dentro un allenatore forte per farmi apprezzare dagli altri. Va bene. Allora, io direi di borsa. Surf. E la facciamo imparare a Frog. A posto di Baraonda, ragazzi. Perché Baraonda proprio non mi piace come mossa. Ok. Andiamo avanti. Questo è sicuro tipo roccia. Quindi io direi mettere Frog per primo perché tocca anche allenarlo, ragazzi. Quindi... ok, combattiamo contro questo Montanaro e distruggiamolo. Rinaldo. E ci mette davanti Boldor. Molto, molto stronzo, devo dire. Ma io direi o usare Surf. Sì, usiamo Surf, ragazzi, usiamo Surf. Usiamo subito Surf, proprio a manetta, fratellino. Ok, c'ha vigore. I Boldor c'hanno vigore. Abbattimento, va bene. Toglie un bel po'. Colpo di fango. Ok. E addio Boldor. Poi cosa ho? Cosa? Gurdur. Gurdur dovrebbe essere lotta. Quindi io mando bello Zubat. Anzi Dracula. Il Draculaz nazionale. E gli farei Etere Lama. Anche confusione è super efficace, è doppio super efficace qui.
Però con Edrama è andato subito KO al primo colpo. Bravo Zubat. Ok. Andiamo dentro la grotta, ragazzi. Che è... come si chiama? Monte Vite? Oh, ci sta Rafan. Comor, Ricky. Stavo perlustrando il Monte Vite e non mi aspettavo proprio di incontrarvi. Sentate più forti di quelle. Davvero? Sentite, avete visto il Team Plasma di recente? Io e gli altri capi molesti siamo riuniti per capire dove si possono essere nascosti, ma non abbiamo proprio idea di dove possa trovarsi il loro covo. Sembra che siano stati inghiottiti dalle fauci della terra. Forse possiamo solo aspettare il loro prossimo passo, ma scusate, non sono cose di cui dovete preoccuparvi. È giusto che i bambini persino pensino soltanto a giocare con i Pokémon. Il Monte Vite è eccezionale. Il mio vostro video si trova proprio dopo questo passaggio. Ma invece di spiegarvi a parole, è meglio che lo vedete con i vostri occhi. Vi saluto, ragazzi. Ah, se volete, allenatevi pure sulla mia montagna. Ok. Ero pronto ad affrontare qualche altra scocciatura, ma ci è andata bene. Allora, Ricky, io proseguo. Ci vediamo. Va bene. Andiamo. Il Monte Vite. Oh, ecco qua, ragazzi. Ecco qua. Ecco qua, qui dobbiamo esplorare proprio tutto, ragazzi, perché... oh, c'è una Pokéball. Qui ci sono tanti nascosti, oggetti nascosti, secondo me. Revitalizzante, intanto. Revitalizzante. Andiamo sotto. Qua c'è un'altra cosa. Cura totale, ok. Va benissimo. Entriamo qui dentro. C'è un allenatore che sfidiamo, perché noi sfidiamo sempre tutti, ragazzuoli. Vai. Let's go, let's go, ski. Mariano. E ci manda Wubat per primo. Questo è un problema. Questo è un problema. Però noi lo affrontiamo con Fanghiglia. Vai, Frog. No, attrazione, ragazzi. Io sono femmina, Cristo. E niente. Joltik è femmina. Facciamo Pyro. No, però aspetta, se mi usa confusione sono morto male. Perché sono tipo lotta anche. Calmamente. Dovrei fare rotolamento. Ti prego. Ok, calmamente, ok, mo c'è un altro rotolamento, dovrebbe andare KO, Wubat, ragazzi, vediamo un po'. No, vi attacco, no. Ho fatto uccidere Pyro, ragazzi, l'ho fatto proprio uccidere, si è visto. Si è visto che l'ho fatto uccidere, ragazzi, perché era io, ovviamente in Pomolotta lo mando contro un Pokémon volante. E io avevo anche raggio scossa con Dracula e mi sono dimenticato di questa mossa. Ma va bene così, va bene così. Sinceramente va bene così. Ok. Boldor, che mettiamo Prog, sinceramente parlando. Sono stato uno stupido comunque, ragazzi. Sono stato veramente stupido. Va bene, dai. Non fa niente, non fa niente. Usiamo Surf. Che tanto c'ha vigore al 100%. Tutti i Boldor hanno vigore tra poco, ragazzi. Ferro scudo. Ah, poi ragazzi, se volete anche magari... che ne so. Pokémon randomizzato con soltanto un Pokémon. Tutte ste robe qua. Ditemelo, eh. Tipo Pokémon oro con soltanto lo starter. Randomizzato, quello che mi esce, ovviamente. Secondo me è molto interessante una roba del genere da fare. Allora, Gurdure. Etere Lama. Ah, prima l'abbiamo shottato, vediamo ora. Quasi. Usa Gran Fisico. Va bene. Un bel Gran Fisiano. Facciamo confusione, dai. Cambiamo mossa. Tanto è uguale, cioè muore lo stesso. Dracula a livello 36, signori.
E Dracula però è il più forte del team, che vuole imparare divinazione, non mi ricordo cosa fa. Due turni dopo l'utilizzo di questa mossa. No, non mi serve ragazzi, non mi serve, non mi serve. Non mi serve, non mi serve questa mossa qui. Ho mosse più forti. Allora, vediamo un po' dove devo andare. Perché io sinceramente non mi ricordo assolutamente nulla di questo posto qui. Boldor, livello 29 intanto. Ok, qui c'è un altro allenatore che sfidiamo tutti, ragazzi. Ok. Vanillish. Ecco. Ora ci serviva coso, ragazzi. Ci serviva Pyro. Merda. Beh, io potrei usare colpo di fango, sinceramente, che dovrebbe essere super efficace. Invece no. Scherzavo. Ha usato scudo acido, che cazzo è? Comunque ora facciamo rinascere Pyro, ragazzi. Revitalizzante a Pyro. Ok. Provocazione ci ho usato. Ora facciamo il cambio. Eccolo qui. Pyro in azione. Cosa? Ma non gli ho tolto un cazzo, ragazzi? Facciamo marchia fuoco. Ragazzi, ma non gli tolgo nulla, perché? Perché non gli tolgo nulla, raga? Vogliamo svegliare? Oh Cristo. Perché, ragazzi? Ho capito perché gli toglievo così poco, perché ha usato scudo acido e si è aumentato tantissimo la difesa, ragazzi, questo Vanillish. Questo schifosissimo cono gelato. Ok, Prog livello 32, signori. Godorita dovrebbe essere psico, quindi io direi di mettere Kaiman. Vai, signor Kaiman! Il nostro signore Kaimano. Io direi subito sgranocchio senza pensarci. Dovrebbe shottarlo, ragazzi. Invece no. Anticura. Va bene, non mi serve curare. E un altro sgranocchio. E Gotorita se ne va a Rita. Arroganza di Kaiman che fa salire il suo attacco quando uccide qualcuno. Ok, livello 32. Attenzione, vuole imparare Fossa, ragazzi. Si leva Sabbio Tomba. Incredibile, Kaiman vuole imparare Fossa. Duison, va benissimo. Un altro psico da far morire. Vai, Kaiman. Mamma mia, quanto sei forte che ora aumenta un'altra volta l'attacco perché ha ucciso un altro Pokémigno. E basta così. E questa è andata, ragazzi. Comunque io direi di fare una cosa molto. Ma solo se ce l'ho, ovviamente. Cioè, dov'è? Eccolo. Super repellente, ragazzi. Super repellente. A me non ci caga il cazzo nessuno, sinceramente. Vieni qua. Vieni qua, Combat Girl. Vieni qua. Tro. No. Ha messo il Pokémon Troietta, ragazzi. Qui una cosa fondamentale da fare è mettere subito Dracula senza pensarci proprio. Cioè, proprio così subito Arfly. Lui si usa vendetta. Bene. Bene. E ovviamente Edrilama. Potevo fare anche confusione, però non so qual è. Vediamo quale toglie più, Reo. Vediamo confusione quanto toglie. Ok, no, è meglio Edrilama. Edrilama toglie di più. Edrilama toglie di più, ragazzi. Anche perché forse il mio è fisico come Pokémon.
Livello 37 per Dragulaz, che ormai sta andando alla grande. Ok, qua c'è sta qualcosa, no. Usciamo da questa porticina. Qui c'è un'altra persona che vuole combattere contro di noi. Questo testa di cazzo. Questo tizio! Ma si chiama Tizio, ragazzi! Ma si chiama veramente Tizio! E io ho detto Tizio! Ma non ci sto credendo! Ma non ci voglio credere! Serf! Vigore, va bene. Gemmo forza. Non ci fa un cazzo. Vai, colpo di Fangoz. Oh, wazibegna! Papapi, papapu, papapam. Ok. Va bene così. Hexadrill? Surf dovrebbe essere super efficace, vero? Surf dovrebbe essere super efficace, giusto? Ok. Mamma mia, Excadrill è andato proprio a letto, ragazzi. È andato proprio a letto con un frog. Incredibilmente. Ok, andiamo qua sopra. Un'altra stanzina. Lo sapevo. Perché me l'aspettavo? Me l'aspettavo, ragazzi, che qui ci fosse un allenatore. Comunque, sopra, andando sopra in quella roccia, mi sa c'è qualcosa. Ok, ci mette Zubat. E io, sinceramente, ci metto Dracula, ragazzi. E uso raggio scossa con Dracula. Calmamente, va bene. Non faccio come prima che metto Pyro, ragazzi, mi raccomando. Raggio scossa, vediamo un po', ragazzi, quanto gli tolgo. E poi un uccello che usa raggio scossa è molto strano, però vabbè. Brutto colpo abbiamo fatto. Aumenta anche attacco speciale, mi è aumentato. Vabbè, abbiamo ucciso, ragazzi, cioè non serve fare tutto e di più. Vai con raggio scossa. E addio Zubat. Perché il mio è più forte. Papapero. Ok. Vai, Frog livello 33. Pioggia danza non mi interessa, sinceramente parlando. E abbiamo battuto anche questo lavoratore. Qui sopra c'è qualcosa? No. Pensavo di sì, invece, ragazzi. Qui c'è qualcosa. Pietra lunare? Ok, cosa si può fare con la pietra lunare, ragazzi? Vi ricordate? Io non mi ricordo, eh. Oddio, che cazzo è qui? Qui si esce e c'è una Pokéball qui sopra. Che è pozione Max. Invece di qua. Intanto l'effetto del repellente è finito. Qua c'è un'altra entrata. Un'altra Pokéball. Etere. Repellente, ragazzi. No, ho sbagliato. Zio Pera. Super repellente. E io direi anche di una bella super pozione al nostro Pyro. Anche all'Eran, dai. Anche all'Eran. Ok. Vediamo un po' dove ci porta. Oh, là c'è una Pokéball, aspettate. Una pepita, ok. Giorni d'oggi non si trova mai una pepita, ragazzi. Qua c'è una qualcuna. Vabbè. Perché me l'aspettavo? Anzi, me l'aspettavo più quello sotto che fosse un allenatore, non questo qui sopra. Però, vabbè, mi aspettavo qualcosa. Lapo. Hexadrill. E noi abbiamo Frog per primo, vero? Ok, Surf, ragazzi. Forse questo resiste perché è livello 35. Quell'altro era sì, pure più veloce. Pazzo, ragazzi. Merda. 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 Iperpozioni o acqua fresca.
No, iper. Iperpozione a Frog, ragazzi, si usa assolutamente. Proprio assolutamente si usa. Lacerazione. Che mi ha tolto tantissimo. Perché lacerazione mi ha tolto così tanto? No. No. Perché Fran mi ha fatto tentennare, ragazzi? Non ci sto credendo. Lacerazione? Quanto cazzo mi toglie lacerazione, regà? Sì! Quanto cazzo mi toglie lacerazione, zio Pera? Bravo comunque, Frog. Anzi, brava, però bravo. Ma è uguale, vaffanculo. Ok. Pipi su o pipi giù? È uguale. Ok. Andiamo fuori. Dove siamo? Qua c'è un medico. Oh, mi cura i Pokémon, ragazzi. Si gode. Dottor Mino. Dottor Pisino, là, Pisillino. Allora, lui è il Pokémon Sigo, quindi mettiamo Kaiman. Kaimano, bellissimo Kaimano. Ah, coglio. No, dai, porello. Sgranocchio. E shottato. Intanto Kaiman arroganza. Così arrogante questo Kaiman. Drago livello 38 intanto. Musharn. Bene. Vabbè, mamma mia che bel rumore Musharna quando entra, ragazzi, mi fa sempre rilassare. Ma quanta vita ha Musharna? Mi siamo morso, dai. No, iperpozione, pezza di cacca. Morso. Vai, ancora morso, frate. Bravo! Ma che bello il rumore, madonna, è Musharna. O ditemi se non è rilassante il verso di Musharna, raga. Ma Dracula c'ha il cazzo. Cioè, non il cazzo, cazzo, eh. Il condividi esperienza Dracula. Strumenti prendi. Eh sì. Damolo a Kaiman il condividi esperienza. Ecco. Ok, Kaiman c'è il condividi esperienza ora. Qua che c'è sta, oddio. Dove andiamo? Bene. Ho sbagliato strada. Aspetta! È sicuro qua c'è qualcosa? No. No, pensavo, scusate, pensavo. Oh, no, non mi uccidete. Allora, no, ho sbagliato. Borsa. Cazzo. È impazzito il coso? Era impazzito lo zaino per un secondo, raga. Ok, andiamo qua. Qua no. Poi c'è un altro allenatore. Perché io scavo? Perché Durotti? Proviamo a scoprirlo. Oh my god, fratello! Lidio. Wubat. Cazzo. Cattuoia. Vai Dracula. Vai Dracula. Vai con l'evoluzione. Calmamente. Ma perché tutti i Wubat o Zubat hanno calmamente? Ma sono l'unico che gli ha fatto scordare calmamente, ragazzi. Penso di sì, sapete. Vai, raggio scossa. Ancora raggio scossa e va a letto questo Wubat. Va proprio a dormire. No, pezzo di cacca. Ok. Raggio scossa. Oh, sono le 21:17, ragazzi. Nei commenti, punto esclamativo. Hashtag 17, no, punto esclamativo. Sono abituato con Twitch, ragazzi, scusate. Vai, mettiamo Frog. Se volete seguirmi anche su Twitch, ragazzi,
Nei link in descrizione, link in descrizione, ci dovrebbe stare il link di Twitch, tutti i miei social, quindi mi raccomando, seguite. Vai, surf qua. Tanto c'ha vigore questo stronzettino. Prana. Va bene. Benissimo, benissimo. Vai con fanghiglia. Perfetto. Perfetto. Simon, livello 33, signori. Ok, abbiamo una bella squadra per ora comunque. Abbiamo molto una squadra molto equilibrata, ragazzi, devo dire. Allora, vediamo un po'. Qua c'è una Pokéball. Oh, un'Ultra Ball. Ok, un'Ultra Ball. Qua c'è allenatore ninja, forever, cintura nera. Attenzione, proprio lui. Michael Miximiaximum. Manfredi. No, questo pezzo di merda, no. Ma perché do a uscì lui? Perché do a venire questo qua? Vabbè. Vai, Dracula. Minchia, questo qua lo odio tantissimo, ragazzi. Non so perché. Lo odio. Mi sta sul cazzo. Posso? Mi sta sul cazzo. Edere lama. Ok, è morto male. Anche brutto colpo, ragazzi. Anche brutto colpo. Ok. Ninja, che cos'hai fatto con la cacca? Ok. Ovviamente lo sapevo che questo era il cazzo. Il lavoratore sottoterra che stava facendo gli scavi dentro la terra. Incredibile. Scavi dentro la terra. Dracula. Il più forte per ora è Dracula, ragazzi. È il livello più forte, ovviamente. Penso che in questo episodio abbiamo visto più Dracula che boh, Gesù. Sbadabim e Gurdur va a KO. Guarda come muove le ali questo Dracula. Frog livello 34. Ma che dolbe Frog? Aspetta, voglio giocare un po' con l'Eran, ragazzi, poverino. Oggi Joltik lo utilizzavo soltanto all'inizio. Ma proprio soltanto all'inizio, quello è il bello. Vai, foglie lama. Non serve un cazzo Joltik in questa battaglia, diciamo. In queste battaglie. No. No, no, non me lo uccidere, pezzo di merda. Non me lo uccidere, pezzo di merda. O pezzo di roccia, non lo so come chiamarti. Abbattimento, va bene, qua non mi fai niente. E vai con Fanghiglia! Povero Leran, ragazzi. Stava per morire Leran. Ok, usciamo. Oh, siamo arrivati qui. Distributore. Che cazzo mi sono comprato? Mazzi opera, ragazzi. Mi sono comprato una lattina fresca, mi sbaglio. Oh, lemon succo prendi, vai. Sì, lemon succo. Lemon soda, lemon soda. Allora, qua invece che devo... Che ci sta qua, un cazzo? Ok. Quanta roba c'è? Qua che è? Oh! Oh, qui c'è Comor. Devo andare qua, ragazzi, penso di sì. Aspetta, 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 qua c'è una cosa nascosta. Dove sto andando? Vaffanculo. Penso di andare lì, siccome ci sta Comore e tutto il Team Plasma, quindi andiamo qua, ragazzi. Accidenti, che forza! Ma è una forza che voi allenatori ottenete sfruttando i Pokémon. E sarebbe per questo che voi mirate alla liberazione dei Pokémon. Se è quello che volete, fate pure. Ma voi usate la forza per aprire i Pokémon degli altri. Non avete certo nulla di cui vantarvi. Oh, eri qui.
Abbiamo trovato quello che cercavamo, andiamo anche noi alla torre. Ascoltami bene, il Team Plasma adesso dispone del potere necessario a cambiare questo mondo che opprime i Pokémon. Esatto, per cambiare le cose non si può fare a meno di usare la forza. Su presto, andiamo al rapporto da N, il nostro sovrano. Che cosa avranno trovato? Vorrei proprio saperlo. Stanno creando problemi a tutti e per questo che vogliono diventare forti. A me sembrano solo dei grandi seccatori. Perché io rimango qui un altro po', sai, pensavo proprio a quello che mi ha detto il campione, Che cosa voglio fare una volta diventato forte? Soprattutto per chi voglio diventare forte. Per te stesso, coglione. Oh! Gasparago! Oh, Righi, come sta il tuo Palpitoad? Bene, vedo che Palpitoad si è proprio affezionato a te. Certo, il Pokédex è importante, ma non c'è nulla di meglio che passare il tempo assieme agli amici. Ah, senti, conosci la Dore Dragospira? No! Beh, in effetti non tutti la conoscono. Vuoi sentire una delle mie vecchie storie? La Torre Dragospira è la più antica costruzione di Unima. Si dice che i Pokémon leggendari siano nati qui e che vi risiedono dormienti. Si trova appena uscita da Mistralopoli, ma non so dirti nulla di più. Nessuno ci ha messo piede. Anche a mia figlia piacerebbe capirne i segreti, ma non ne ha il tempo. D'altronde al mondo ci sono così tanti misteri che è impossibile studiarli tutti. Comunque è proprio la torre che stavo andando, ci si vede. Ok. Ok, va bene. Ok. Allora, ragazzi, io direi di proprio fermarci qui, proprio qua davanti alla grotta che siamo usciti. Allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete il video e iscrivetevi. Ciao belli!